Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 25 giugno e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e sul FTSE MIB. Allora, i futures tedeschi sono a più 20 punti più o meno, mentre invece gli italiani sono a meno 52, quindi situazione un pochino differente, ma nulla di particolare. Ieri, perché non siamo rimasti in overnight short? Per il fatto che avevamo già raggiunto la durata minima per la chiusura di un T-3 e anche la condizione sufficiente per la chiusura di un T-settimanale, anzi qualcosa di più, perché siamo andati sotto persino questo minimo. Per cui, anche in vista del tempo che ci dà l'inverso, non siamo rimasti dentro. Eventualmente uno rischia di perdersi una parte dei guadagni, ma l'importante è che abbia fatto guadagno e che abbia guadagnato anche ieri. Aspettando magari una giornata, ok, per capire dove eravamo a livello di cicli maggiori, ma dopo che l'abbiamo capito, siamo andati a fare il nostro. Essendo arrivati oltretutto all'inverso a 10 barre, si può tranquillamente andare in chiusura di primo T-4 inverso, per cui per cautela e sicurezza ci siamo fermati lì. Vedremo se avremo buona fortuna o meno. Comunque, quando partirà questa mattina un nuovo T-3 di indice, capiremo sia dalla forza che dalla violazione degli swing dove si vorrà andare. Se si vorrà proseguire al ribasso, perché è possibile che da qui stia partendo qualcosa di più che solo un T inverso, beh, guardate semplicemente dove si può arrivare. 11.961 è un target naturale, quello della chiusura di questo gap up che c'è stato in data 16 giugno. E poi vedremo, ok? Mentre invece, se decidessero di finirla qui e di provare a fare un rimbalzo, seconda possibilità, ma sinceramente la reputo meno, ma come al solito i mercati avete visto che quando hanno fatto una finta di partenza di T settimanale poi se la sono rimangiata, quindi sempre occhio e attenzione, qui è molto più forte la discesa come potete vedere. Ecco, nell'altro caso dovremmo valutare la creazione di swing. Per il resto, passiamo alla... Ah, ok. Passiamo. Eccola qua, la visione a giorni. Qui abbiamo un bel supporto barra per ora resistenza, quello dato dalla media mobile a 200 periodi, e qui, come potete vedere, c'è il nostro gap che attende. Oltretutto, un T settimanale può andare oltre i 7 giorni? Sì. Eventualmente, un secondo T inverso ha tutto lo spazio per poter andare a scendere parecchio dopo aver fatto un primo giorno, e direi di sì. Per cui anche questo torna a livello ciclico. Eccoci qua. Per quanto riguarda invece il FTSE MIB, a che punto siamo? Qui, caspita, abbiamo fatto più che appunto la condizione sufficiente per arrivare alla chiusura di questo T settimanale. Siamo andati a finire sotto questo livello di ritracciamento del 38% di Fibonacci e anche qui abbiamo tutte le condizioni per un'eventuale ripartenza, anche se nella data di fatti vediamo già che i futures sono a meno 55 punti in questo momento. Per cui, nella realtà dei fatti, essendoci anche qui un gap up, e passando in questa zona persino il livello di ritracciamento del 50% di Fibonacci, se non avremo molta forza per rimbalzare, per dare vita appunto al nono T-3, caspita, a quel punto lì avrà buon gioco la possibilità di scendere, avremo ancora possibilità di scendere oltre la durata media di un T settimanale. Qui soltanto va rivisto il discorso di che cos'è sta roba qua. Ma molto facilmente, 19.876
qua, ok, anche in questo caso questo è il settimo T meno 3, inverso, come avevo già indicato guardando il DAX, questo è l'ottavo, questo lo dico soltanto, questo è il nono, qui abbiamo il decimo. Vediamo solo un attimo la durata. Ecco, qui vi faccio notare, scusate, il decimo è partito da 15:30. Ok, togliamolo di qua. Faccio notare che è partito da qui e si è sviluppato in maniera anomala, esattamente come il suo analogo di indice, arrivando a 43 barre su 44, e da qui appunto è partito effettivamente qualcosa di diverso. Metti meno 2, almeno mettiamogli, e voilà. E con questo abbiamo anche recuperato la centratura totale appunto del nostro FTSE MIB. Dato che da qui è possibile che, esattamente come dall'altra parte, stia partendo qualcosa di più, anche se in ritardo in questo caso, come vedete, ricordatevi che appunto questo gap up può essere tranquillamente andato a prendere, si può scendere persino sotto il 50% e poi vedere la spinta data dai volumi. Non faccio altre parole, vi ringrazio per il vostro tempo. Se l'analisi vi è piaciuta e vi ha dato qualcosa, pacca sulla spalla, ovvero un bel like. Iscrivetevi gratuitamente al canale in modo da non perdere nessuna analisi e se cliccate anche sulla campanella verrete sempre avvisati se c'è appunto, se ci sono nuove analisi su Bitcoin piuttosto che DAX, FTSE MIB, Standard & Poor's 500 e tutto il resto. Per informazioni invece scrivete a info at Financial Armor, Armor scritto ARMOR.eu. Buona giornata a tutti.